Rieccoci di nuovo qui collegati dal Pala di Concilio per il consueto appuntamento sportivo di Cilento Channel. Lo facciamo per seguire la New Basket Agropoli dopo un periodo abbastanza lungo di pausa e siamo con il coach Franco Lepre e con Luigi Borrelli, come sempre uno dei ragazzi più forti di questo campionato, e dobbiamo dire che ha segnato moltissimi canestri da tre, quindi complimenti da parte nostra. Fase a orologio, prima partita domenica prossima. Coach, affronteremo Caserta, come la stai preparando? A parte Caserta, c'è da dire che affronteremo 5 squadre in 15 giorni, quindi stiamo anche lavorando a lungo raggio, quindi per cercare di durare queste 2 settimane e essere al 100% in queste partite che ci aspetto. Quindi lavoreremo sempre, giocheremo sempre domenica, mercoledì fino al 30 maggio, quindi sarà un impegno per i ragazzi abbastanza importante a livello fisico, a livello mentale. Detto questo, Caserta è una squadra che era stata costruita all'inizio per stravincere il campionato, poi una serie di problematiche dovute a infortuni, qualche cambio giocatore, si è trovata relegata nel suo girone agli ultimi posti. Ha fatto un acquisto importante con un giocatore straniero di 2,15 m, oltre ad avere un altro di 2,18 m, quindi parliamo di una squadra molto grossa fisicamente. Stiamo lavorando per in funzione delle loro caratteristiche e delle nostre sicuramente, quindi stiamo preparando la partita già da 10 giorni, da quando abbiamo iniziato gli allenamenti post prima della pausa, e ti devo dire che abbiamo fatto forse la nostra migliore settimana di allenamento, quindi di questo qua sono molto contento, in merito dei ragazzi che veramente si stanno impegnando, mi stanno seguendo e in tutto quello che stiamo cercando di portare avanti, quindi sono strafelice e straorgoglioso dei ragazzi che alleno. Luigi, non abbiamo nemmeno cominciato la fase a orologio e già siamo costretti a inseguire Salerno, perché diciamolo ai nostri telespettatori, ha avuto la meglio sulla prima partita. Sì, anche perché noi il primo turno abbiamo riposato in quanto le squadre sono dispari, quindi è capitato che noi il primo turno appunto abbiamo fatto pausa. Noi non facciamo la corsa su Salerno, ma pensiamo più a noi stessi, nel senso dobbiamo essere consapevoli della nostra qualità più che quella degli avversari. Abbiamo fatto, come diceva il coach, una settimana di allenamento veramente molto, molto intensa, siamo stati tutti ben concentrati e quindi insomma non vediamo l'ora di scendere in campo domenica e affrontare la prima partita della fase orologica. Coach, spieghiamo bene come funziona la fase orologio, visto che chi dà uno sguardo alla classifica attuale, riempita di squadre, insomma, può pensare che magari ci sono più difficoltà per arrivare a un risultato di playoff. Allora, c'erano 2 gironi, A e B. Le classifiche maturate nella prima parte del campionato, nella fase normale, resteranno invariate, quindi ognuno viaggerà con la propria classifica. Quindi noi faremo, i punti si andranno a accumulare a quelli già presi durante la prima fase. Quindi noi adesso in questo momento qua, il nostro girone porterà 2 squadre ai playoff, a queste Final Four, queste semifinali, e saranno la prima e la seconda. Quindi per ottica anche di punteggi acquisiti nella prima fase, quelle che possono accedere a questa fase siamo noi, Salerno e Lamezia, di queste squadre, per un fatto matematico. E quindi noi giocheremo queste 5 partite verificando ovviamente anche i risultati di Lamezia e Salerno per arrivare o primi o secondi a seconda delle vittorie che faremo. Giocheremo 3 partite in casa e 2 fuori, gara secca, quindi non sarà andata e ritorno, e questi punti andranno accumulati a quelli acquisiti nelle vittorie che abbiamo fatto nella prima fase. Quindi è molto semplice, sia più complicato da spiegare che nel reale, però ripeto, per i punti maturati nella prima fase, per un fatto matematico siamo noi Salerno e Lamezia Terme che possiamo in termini di punteggio acquisire il diritto a giocarci queste Final Four, quindi queste semifinali per accedere poi alla Serie B. Per terminare, Luigi, ti faccio una domanda adesso per capire negli spogliatoi qual è il morale, perché dobbiamo dire la verità, quando abbiamo cominciato questo campionato eravamo decisi, insomma, e convinti che avessimo poi fatto un campionato normale, ma è andata meglio, diciamoci la verità, e voglio sapere, insomma, da te, ecco, adesso se i ragazzi davvero ci credono al sogno oppure rimangono con i piedi per terra. Allora, siamo un gruppo, devo dire la verità, anche molto ambizioso, nel senso che
insieme ci troviamo molto bene, condividiamo gli stessi obiettivi, magari, allora io ho giocato diversi anni, quindi ho avuto diversi gruppi, no? Nei quali insomma ho fatto parte, e devo dire che questo è uno dei migliori, non lo dico davanti alle telecamere così, ma lo sanno anche loro, lo sanno anche i miei compagni. E questo è un aspetto fondamentale, perché il gioco di squadra, il trovarsi bene insieme, lo si vede anche poi in campo, perché ci aiutiamo e siamo tutti pronti a sacrificarci l'uno per l'altro. L'obiettivo, lo sappiamo, cioè l'abbiamo saputo sempre fin dall'inizio, insomma, non era quello di vincere il campionato, però stiamo crescendo piano piano, anzi siamo cresciuti piano piano, nonostante tutti i giovani di Agropoli, e insomma siamo sulla buona strada per poter fare bene. E secondo me partire senza, diciamo, essere considerata la squadra più forte del campionato, ma quella che, diciamo, deve dimostrare, almeno io personalmente mi sono sempre trovato bene, perché poi effettivamente quando scendi in campo devi dimostrare che vale, insomma, che sei all'altezza della situazione, diciamo così. Per chiudere, vogliamo sapere se sono disponibili tutti i giocatori oppure c'è qualche piccolo problema dietro le quinte. No, stiamo gestendo un po' di problemi che fanno parte del gioco sicuramente, quindi non lo valutiamo più il tutto domani, quindi di chi potrà essere utilizzato o meno. Stanno lavorando bene la società con lo staff medico per rimettere in piedi qualche giocatore e quindi darmi la possibilità di averli tutti disponibili, però domani pomeriggio, l'ultimo allenamento, avremo la verifica finale e quindi scioglieremo le riserve poi su chi può essere utilizzato o meno. Benissimo, allora io ringrazio Coach Lepre e Luigi Borrelli, andranno a fare l'allenamento consueto, saluto il presidente Angelo Fraiesi dietro le quinte, sperando che un domani possa darmi questo onore di essere intervistato. Ha promesso che lo farà. Ha promesso che lo farà nel momento in cui andremo in Serie B. A parte gli scherzi, ringrazio anche gli sponsor che ci sostengono e l'appuntamento, vi ricordo, è per domenica alle ore 19, Cilento Channel, pagina Facebook Digitale Terrestre e naturalmente la pagina Facebook della New Basket Agropoli.